ancora oggi significa poter dire in azienda, poter fare in azienda, in sindacato, difendere i lavoratori, aver diritto di parlare e di professare qualsiasi nostra idea, sempre nel rispetto della democrazia e soprattutto avere dignità nel lavoro. E la possibilità di avere un sindacato dentro un'azienda, tutte le fabbriche anche a Bologna in cui non c'è articolo 18 il sindacato non riesce a entrare, questo è il vero motivo perché vogliamo togliere l'articolo 18, noi vogliamo togliere il sindacato, soprattutto quello conflittuale. Che cos'è l'articolo 18? L'articolo 18 è semplicemente la dignità dei lavoratori, secondo me, anzi di più, è l'unico atto di parità che hai con il padrone, perché se non ci fosse quello, lui potrebbe fare quello che ne voglia, perché i soldi per cacciare fuori quelli che gli stanno sui coglioni ce li hanno sempre, ce li hanno comunque, quindi basta togliere una parola che è reintegro da quell'articolo, che tutto crolla, tutto. E la possibilità di avere organizzazioni sindacali libere. Una questione di libertà, di diritto, perché non è possibile che cancellando, come dicono tutti i partiti, cancellando si rende più facile l'impresa in Italia. Questa è una cosa assolutamente falsa, perché comunque se si vuole licenziare, si licenzia ugualmente. Si evitano licenziamenti più sfacciati per ricatti, per ritorsioni, anche solo perché si sta antipatici a un capo, a un collega, questo significa l'articolo 18. L'articolo 18 è la base sulla quale ognuno in fabbrica può costruire per esempio il dissenso. Iniziamo a dire che intanto l'articolo 18 non è né un tabù, né un trofeo, né un totem, né tantomeno un santuario ideologico come è stato detto in questi giorni. L'articolo 18 è un minimo elemento di civiltà giuridica, conquistato con la lotta dei lavoratori. L'articolo 18 è importante che ci sia perché ha tutelato tante forme di espressione libera e ha tutelato tanti lavoratori che per le loro scelte di libertà e di libertà di pensiero avrebbero fatto una fine diversa. È un diritto dei lavoratori che assolutamente non va toccato. Il ricorso all'articolo 18 nella nostra azienda c'è stato più volte, c'è stato, meno che mi ricordi io, negli ultimi anni, 2-3 volte, addirittura di delegati sindacali che sono stati licenziati con motivi pretestuosi, questo è capitato nella fabbrica della produzione a Milano, a Pero, sono stati licenziati con motivi pretestuosi e poi sono stati reintegrati perché hanno usufruito dell'articolo 18, il pretesto era, avevano divulgato informazioni riservate che l'azienda aveva comunicato al sindacato di alcune
riorganizzazioni aziendali, aveva comunicate anche per iscritto, cioè le aveva messe anche pubblica, erano pubbliche, e poi nel momento in cui sono state prese pubbliche dal sindacato, l'azienda ha detto che quelle erano informazioni riservate, quindi una specie di sabotaggio, cose pretestuose, e tant'è vero che poi sono state reintegrate. Un altro lavoratore era stato accusato di rubare, e un altro lavoratore era stato accusato di furto, non è stato dimostrato, è stata fatta una causa e è stato reintegrato. Vi immaginate domani, senza l'articolo 18, in cui c'è questa tutela contro un licenziamento ingiustificato, chi lavoratore si esporrà per fare una battaglia contro le condizioni di lavoro e di sfruttamento, contro le condizioni ambientali, contro le condizioni di disagio? Cioè, chi vuoi che si esporrà in questo momento qua? Non averlo significa che, dato che oramai l'80% del mondo del lavoro non ce l'ha, invece di estenderlo, questo governo decide di toglierlo, così tutti saranno titolati a licenziare le persone, semplicemente perché avranno qualcosa da dire o da fare per impedire la chiusura delle nostre aziende. Senza questa tutela giuridica, di civiltà giuridica, noi ci troveremo in condizioni di ricattabilità, di precarietà, e sicuramente passeranno a carro armato, mettendo sotto i piedi la legge 626 per quanto riguarda la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, e sicuramente saremo tutti quanti più deboli ed esposti ai ricatti e alla ricatta del padrone. Un lavoratore normale, senza l'articolo 18, è un lavoratore precario. Allo stesso tempo di un lavoratore che, cioè, in qual misura di un lavoratore che ha un contratto a termine. Nel senso che il contratto a termine precludeva a tanti lavoratori magari di allearsi con il restante dei lavoratori all'interno dell'azienda, magari per poter dire di no su determinati aspetti. E invece quasi sempre, anche sbagliando, a volte anche i sindacati sbagliavano, cercavano di scindere un po' quelli che erano i lavoratori a tempo determinato da quelli che erano i lavoratori a tempo indeterminato. Cioè le battaglie si facevano con i lavoratori a tempo indeterminato, e magari si lasciavano i lavoratori a tempo determinato per evitare che magari l'azienda potesse poi a termine del contratto licenziarli, quindi si evitava, diciamo, che loro partecipassero magari a proteste o a qualsiasi iniziativa che faceva il sindacato. Per adesso un deterrente per le aziende, nel senso che i lavoratori riescono in qualche modo a esprimere un dissenso attraverso lo sciopero, attraverso il tentativo di costruire, diciamo, una mobilitazione contro questi fattori quotidiani che avvengono nella fabbrica. Ovviamente è chiaro che con l'eliminazione dell'articolo 18 tutto ciò non potrebbe essere reale, nel senso che ovviamente il lavoratore avrebbe molto più remore a mettersi in gioco e a cercare di contrastare quelli che sono i difetti di produzione che ci sono all'interno del processo. La direzione in cui si muovono gli organismi patronali Confindustria in testa è quella di deregolamentare totalmente il contratto collettivo nazionale e improntare soltanto un contratto aziendale e far funzionare solo quello, quindi praticamente non esisterà più dei delegati eletti dai lavoratori, ma vengono nominati dalle organizzazioni sindacali, quindi saranno le rappresentanze sindacali aziendali. E per cui, diciamo, ci sarà. È vero che la democrazia in fabbrica, come si suol dire, non c'è mai stata, cioè, non ci può stare. Prima era un concetto criticabile, adesso è un concetto inesistente. L'articolo 18 significa affrontare tutto quello che ci sarà domani nel conflitto sociale senza quelle tutele che ti potranno permettere, come dire, di continuare questa battaglia. Ma principalmente si va nella direzione di continuare a parcellizzare il mondo del lavoro e principalmente a isolarlo in una enclave corporativa. Perché l'articolo 18, insieme alla legge 300, che si teneva insieme con la questione della scala mobile, cosa era quell'architrave di questione che metteva insieme il mondo del lavoro e evitava una frantumazione. Ecco. Ricordo che ogni qualvolta c'è stata una riforma in questo senso, le sorti progressive, le nostre condizioni complessive del paese dovevano migliorare.
Mi ricordo quando c'è stato il taglio della scala mobile, del ponte della scala mobile, doveva essere uno sviluppo occupazionale incredibile. Mi ricordo quando c'è stata l'introduzione del pacchetto Treu, tutti i giovani dovevano lavorare. Quando c'è stata l'introduzione della legge 30, lo stesso discorso ci hanno bombardato con questa precarietà, con 42 tipologie di contratti diversi, praticamente in Italia non ci deve essere più disoccupazione giovanile. Tutte chiacchiere, tutte fallite, ma la verità è che vogliono mano libera, e ripeto con insistenza su questo aspetto, sulle condizioni di vita e di lavoro. E se tu hai un giovane dopo 40 anni di età, non ha ancora un posto sicuro, la possibilità di fare una famiglia, non gli dai neanche questo? Nel mondo del lavoro più si è precari, più non si ha voglia di amare il lavoro, te lo dice una che lavora da 38 anni. È un controsenso come si è mosso questo governo, allungando il periodo per andare, cioè lavorativo per andare in pensione, già hai bloccato l'occupazione dei giovani. E non capisco come l'articolo 18 possa facilitare. Veramente mi è complicato capirlo. Per cui secondo me è un approfittarsi di questa crisi per colpire i più deboli come sempre, e quindi credo che vada contrastato in tutte le maniere possibili, ma tutte le maniere possibili. In questo momento di crisi, per come dire, bilanciare i suoi rapporti di competizione sul mercato, vuole mano libera sulla vita e le condizioni dei lavoratori. Questo è l'aspetto più importante che bisogna sottolineare. Basta che facciano 2-3 conti ogni 2-3 mesi, se l'indice è in ribasso siamo in crisi, quindi risolvo la mia crisi lasciando a casa una persona, due persone, dipende.